Ciao, io sono Elena e questo è Audiofilando. Oggi compleanno da ricordare e qui non si scherza, vi dico solo il Signore delle Tenebre. Eh sì, oggi Ozzy Osbourne compie ben 72 anni e sappiatelo signori, ci seppellirà tutti. Una persona che ha condotto una vita dissoluta come la sua, ancora viva a 72 anni, credo proprio sia immortale. Tutti sicuramente saprete che Ozzy Osbourne è il carismatico frontman dei Black Sabbath, di cui abbiamo parlato giusto un paio di giorni fa rispetto al loro quinto album in studio. Ma Ozzy ha avuto anche una carriera da solista, infatti è stato allontanato dalla band a causa della sua vita dissoluta e insomma, se gli altri componenti del gruppo l'hanno cacciato per questo, mi immagino a che livello fosse arrivato. In seguito della cacciata dai Black Sabbath, si chiuse all'interno di una camera di un hotel per quasi un anno in compagnia di alcol e droga, salvato solo dalla fantastica moglie Sharon, che è la sua manager e non solo, diciamo che l'ha tirato su parecchie volte. La carriera di Ozzy come solista ovviamente non può essere paragonata a quella dei Black Sabbath come importanza dal punto di vista musicale nella storia della musica, ma sicuramente ci ha lasciato degli album degni di nota, ma li vedremo nel tempo. Intanto ditemi, voi subite il fascino carismatico di questo personaggio o pensate che sia sopravvalutato?